Ecco qua. Buongiorno a tutti, sono a casa di Simone Tufano, giusto? Mi ha chiamato perché dicendomi che c'era un tasso che era caduto in piscina. Io pensavo che era caduto in piscina con l'acqua, mentre invece Simone Tufano ha la sua piscina che è in disuso. Ecco qua. Adesso io proprio volevo parlare di queste barriere che a volte l'uomo costruisce e che, senza volerlo ovviamente, costituiscono pericolo per questi animali. Adesso io mi avvicinerò, controllerò le condizioni di salute che mi sembrano ottime, perché Simone mi ha detto che da quanto? Dalle 3 di questa notte più o meno. Dalle 3 di questa notte ho sentito rumore? L'ho sentito, i cani che abbaiavano, rumore di sterpaglie che si muovevano, presenza di un animale grande. E quindi magari lui cercava qualcosa sul bordo, sì, della piscina, e è caduto. Adesso vediamo un attimo le condizioni di salute. Allora, c'ha la bocca aperta e questo ci dice che è accaldato. Io sono venuto con il retino perché Simone mi ha detto che è caduto un tasso in piscina e io pensavo di tirarlo fuori col retino, ma non mi ha detto che la piscina era senza acqua, quindi adesso io solo col retino sarà veramente dura tirarlo fuori. Possiamo provare, adesso intanto facciamo le riprese così vediamo come sta. Cerco di avvicinarmi, ti dico che è una femminuccia. A occhio mi sembra una femminuccia giovane, però non la vediamo bene. Ora, l'istinto dei tassi quando si trovano in pericolo è quello di mettere la testa in mezzo alle zampe davanti, nascondendo gli occhi, perché essendo animali che hanno abitudini fossorie, non avendo a disposizione nessun tipo di fossa per nascondersi, se ne creano una in mezzo alle zampine. E questo già ci fa veramente tanta tenerezza. Guardate. E quindi è il suo modo di fuggire alla circostanza, alla realtà, che è triste per lui, perché tutti questi sapiens intorno a lui vuol dire per lui la fine, vuol dire sono caduto in una trappola, perché questo lo facevamo già nel Neolitico, nel Paleolitico, costruivamo queste buche per far cadere questi animali dentro. Quindi questa loro memoria, chiamiamola atavica, si ricorda che queste figure, queste immagini, quindi per lui pensa che siamo qui per ucciderlo e per mangiarlo. Mentre invece noi dobbiamo aiutarlo, che è molto più difficile, perché dobbiamo fare in modo che lui esca da solo. O costruiamo, come diceva giustamente Simone, una rampa per invitarla ad uscire con delle tavole, con delle assi, oppure devo tornare indietro, andare a prendere la cassa di cattura e mandarlo lì. L'acqua chi l'ha messa dentro? Te? Bravissimo. Ha bevuto quindi un po'. Solo che fa caldo e la temperatura che abbiamo in questo momento per i tassi è tremenda, perché sono abituati a uscire, escono di notte proprio per questo. È un giovane dell'anno scorso, però non è un giovane di quest'anno. Però ecco, ora dobbiamo cercare di fare presto. Io cercherò di fare silenzio, adesso per forza di cose devo chiudere questa registrazione e con Simone ci dobbiamo organizzare, perché questa cosa deve avvenire senza stressare l'animale, perché lo stress con questa temperatura potrebbe essere letale, anche se sembra che l'animale sta bene, cammina e deambula. Ecco, lo vediamo qua. Io l'ho ripreso per far vedere quali sono i pericoli che senza volerlo l'uomo crea per questi animali, di cui io parlo molto spesso. E questo non è colpa di nessuno, però sono barriere che purtroppo esistono e questi animali non sono in grado di poter superare in nessun modo. Bene, Maurizio continuerà a riprendere mentre io e Simone ci adoperiamo e cercheremo di capire come si fa. All'azione. Thank you.
Stanotte ci avrà provato almeno 50 volte a fare quell'esercizio e non c'è riuscito, altrimenti sarei riuscito. Una volta avevamo tutti questo odore.